Esattamente a metà della legislatura il Consiglio regionale rielegge l'ufficio di presidenza, nessuna sorpresa al momento del voto, Mazzeo resta il presidente, confermati anche i due vice, Casucci e Scaramelli, e i segretari Fratoni e Petrucci. Questo organismo però si allarga a 7 membri dopo le modifiche allo statuto e così entrano anche i consiglieri questori Gazzetti e Stella. Negli indirizzi rivolti per la seconda parte del mandato c'è da parte di molti la volontà di modificare e aggiornare il regolamento dell'Assemblea legislativa. Non è un aspetto secondario, dal buon funzionamento dell'Aula dipendono il buon governo della Regione e le garanzie anche per le forze di opposizione. Vedremo da vicino tutti i principali provvedimenti discussi e approvati nelle ultime sedute, a cominciare dalla nuova legge sull'agricoltura sociale. Spiccano poi la variazione di bilancio che destina circa 47 milioni alla sanità regionale e l'annuncio del Presidente della Giunta di stanziare 8 milioni per le bonifiche dal CEU. Uno sguardo al futuro aiuta la politica tutta a fare le scelte giuste. Allora ecco la tappa intermedia di Toscana 2050, con tanti ospiti, esperti, studiosi, con il Ministro e con imprenditori e forze sociali, per provare ad immaginare il nostro futuro e magari indirizzare nella maniera migliore le politiche. Antonio Mazzeo resta alla guida del Consiglio regionale, l'Assemblea lo rielegge Presidente dell'Assemblea, il voto favorevole arriva da tutti i gruppi, anche dell'opposizione, li sentiremo i consiglieri nel dibattito, ne hanno apprezzato l'equilibrio, la correttezza e il rispetto per tutte le posizioni, la verifica di metà mandato che culmina con il voto sui membri dell'ufficio di presidenza accade alla metà esatta della legislatura. La prima seduta infatti c'è stata il 19 ottobre 2020, un mese dopo le elezioni. Eccole le nostre immagini di quel momento, adesso sono passati 30 mesi. Mazzeo, tra i 40 consiglieri presenti, ora incassa un consenso quasi unanime, 36 voti. Ecco la proclamazione del risultato che fa la consigliera Bartolini, chiamata in questa occasione a presiedere l'aula. Risulta eletto Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo. E ascoltiamolo, sempre in aula, il primo commento del Presidente rieletto. Devo dirvi che l'emozione è ancora più grande e la responsabilità la sento maggiore. Riproviamoci davvero con l'obiettivo che ho detto prima, lasciare a chi viene dopo di noi uno strumento che consenta di lavorare meglio nell'interesse delle cittadine e dei cittadini della Toscana. E vorrei che fosse sempre più vista questa come la casa di tutte le Toscane e di tutti i toscani, perché qui si costruisce il futuro di una regione che ha una storia grande e importante, si costruisce il futuro della regione più bella del mondo. Al fianco di Mazzeo restano i due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, per il primo ci sono 21 voti, per il secondo 13. Confermati anche i consiglieri segretari Federica Fratoni e Diego Petrucci. Ci sono però due posti in più nell'ufficio di presidenza dell'Assemblea, perché nei mesi scorsi lo stesso Consiglio ha approvato una modifica allo statuto regionale che allarga l'organismo introducendo la figura di due consiglieri questori, un ruolo che adesso ricopriranno i consiglieri Francesco Gazzetti e Marco Stella. Fin qui la cronaca di quanto è accaduto nella seduta di martedì 18 aprile. È il momento di ascoltare alcune interviste ai protagonisti. Cominciamo dal Presidente, che commenta così la sua rielezione, prima di intervenire in diretta nella trasmissione di Telegranducato Il Mio Consiglio. Sento un forte carico di responsabilità quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi, mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, con serietà, con impegno, con rigore, con passione, insieme a tutti gli altri colleghi dell'Ufficio di Presidenza che ringrazio. Noi davanti a noi abbiamo 2 anni e mezzo ancora molto complicati, usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili, portati avanti da tutti con grande serietà. Lo scoppio della guerra, con tutto quello che ha significato, sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse, ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza,
una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. Quando ci si conosce poco si può dare fiducia, così anche a scatola vuota. Dopo 2 anni e mezzo di lavoro il risultato di oggi apre anche, come dire, ha un significato, quello di aver creato con tutte le forze politiche un rapporto vero, schietto, leale, sincero, perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è offrire ai cittadini e ai cittadini della Toscana servizi migliori. Non so se sempre siamo stati all'altezza, ma so che continueremo a andare avanti in questa direzione. Maggioranza e opposizioni sono rappresentate allo stesso modo negli altri incarichi dell'ufficio di presidenza. E allora partiamo dai vicepresidenti. Si consolida e si rafforza il governo Giani, nel contempo la mia figura di carattere istituzionale a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani, quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato. Siamo al servizio dei toscani e lo siamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale, facendo gioco di squadra quando va fatto. In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi approvate dall'Aula. Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio. E al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore con la massima trasparenza. Rieletti anche i consiglieri segretari sono Federica Fratoni e Diego Petrucci. Ma intanto sono molto felice che l'Aula abbia riconosciuto il buon lavoro fatto e abbia riproposto i nominativi già presenti in ufficio, questo appunto come segnale di fiducia anche per il futuro. Credo che continueremo a lavorare anche con l'innesto dei 2 nuovi questori in uno spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le sedute dell'ufficio di presidenza, orientando la nostra azione alla valorizzazione del ruolo che l'istituzione Consiglio regionale deve avere per tutti i cittadini toscani, cercando di rappresentarle al meglio e soprattutto di favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente. Un onore grandissimo rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo, lo facciamo in maniera, penso, il più istituzionale possibile, perché non è quello il luogo della contesa politica. L'agone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido, sicuramente in certi momenti radicale, ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della Regione Toscana, sicuramente nell'aula del Consiglio regionale. L'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti, e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes, anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani. L'ufficio di presidenza, come dicevamo, si allarga a 7 consiglieri con la nomina dei 2 questori. Ecco, loro rappresentano una novità, anche se Stella in realtà ha già fatto parte dell'ufficio di presidenza in una precedente legislatura. Credo che ci sia questa ulteriore e rinnovata possibilità di potenziare il lavoro dell'ufficio di presidenza, e voglio evidenziare il buon lavoro che è stato svolto dalle colleghe e colleghi del precedente ufficio di presidenza, e adesso l'innesto di Marco Stella e anche l'arrivo di questa nuova figura del questore sicuramente ha una volontà precisa, quella di potenziare e moltiplicare anche le possibilità di copertura del territorio. Per quanto mi riguarda, io provengo in questa legislatura dall'esperienza della Commissione Europa. Il tema dell'Europa è un tema di sempre maggiore e crescente attenzione. Ritengo dunque che questo sia sicuramente un campo nel quale potenziare il lavoro, e poi c'è sicuramente una grande attenzione che deve essere dedicata ad esempio ai giovani. Noi abbiamo una straordinaria esperienza come quella del Parlamento regionale, degli studenti, dei ragazzi e delle ragazze.
abbiamo individuato questa modalità di lavoro insieme, cioè l'allargamento dell'ufficio di presidenza, non perché vi fosse soltanto un'esigenza di carattere numerico, ma perché ci siamo resi conto che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza corrispondeva ad un'esigenza di snellimento del lavoro, corrispondeva insieme anche all'istituzione della figura del sottosegretario ad un rapporto diverso fra ufficio di presidenza, giunta e lavoro del Consiglio regionale. Non scordiamoci mai che noi viviamo una fase in cui c'è stato un taglio drastico del numero dei parlamentari. Pensiamo a quanto ha inciso sulla rappresentanza delle elettrici e degli elettori toscani, a quanto ha inciso nel rapporto fra cittadini ed eletti. Io porterò le istanze di tutti dentro l'ufficio di presidenza, porterò la mia esperienza professionale, io continuo ancora a lavorare pur facendo il consigliere regionale, al rapporto con le imprese, penso all'internazionalizzazione, penso per esempio alle risorse che dobbiamo mettere per i poli feristici e per la possibilità per le nostre imprese di avere stand. La prima variazione di bilancio consegna quasi 47 milioni di euro alla sanità toscana. Ascoltiamo un'anticipazione adesso di quello che sentiremo meglio e approfondiremo tra 7 giorni con tante altre interviste. È noto a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della Regione Toscana, come del resto da parte anche delle altre regioni italiane, a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio questa operazione, si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti e coperti dalla garanzia della Regione attraverso le lettere di patronage, per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari, sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione permane, manca la programmazione, manca la strategia, noi ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. A proposito di sanità, era stato il consigliere Stella a chiedere un chiarimento sul concorso per gli operatori sociosanitari. Non ce ne saranno altri nel 2023, risponde l'assessore, resta in vigore. Infatti la graduatoria attuale, giovedì 20 aprile, c'è stata una nuova tappa nei luoghi della salute della terza commissione del Consiglio regionale. Ha visitato prima l'ospedale del Cuore di Massa e poi l'ospedale San Cataldo CNR di Pisa, entrambi della Fondazione Monasterio. Altri temi discussi in aula, la Regione Toscana, dice il Presidente Gianni, rispondendo ad un'interrogazione della consigliera Galletti, ha la volontà di sostituirsi agli enti preposti per le bonifiche dei siti inquinati dal CEU e metterà a disposizione 8 milioni. Esatto, noi vogliamo che ciò che è urgente e necessario per le bonifiche venga fatto, già 5 milioni sono a disposizione nel bilancio, per poter agire sulle bonifiche occorre seguire le procedure che la legge ci propone, sono procedure che spesso richiedono comunque il consenso, l'autorizzazione di chi magari con situazione di titolarità giudiziale in questo momento ha la responsabilità di quei siti, quindi sono procedure purtroppo non brevi, ma noi le seguiamo per poterci sostituire e bonificare quello che sono siti che possono essere stati inquinati dalla presenza del CEU. E sapere che adesso, a fronte di questo, si sta pensando solo con la prossima variazione di bilancio di cominciare a provvedere a delle bonifiche è sconcertante, perché ci sono migliaia di persone che sanno che questo materiale è stato sversato nei loro terreni, che può percolare nelle falde dove loro hanno pozzi, addirittura è stato utilizzato per riempimento di tracce a Crespina Lorenzana e soltanto adesso con una variazione di bilancio
Il Presidente ci annuncia, a bontà sua, che verranno fatte anche delle bonifiche per sostituirsi a quelli che sono i responsabili, che certo non è un atto voluto, ma appunto per, diciamo, grazie a lui verrà fatto secondo tutti i criteri di legge. Si parla molto anche di trasporti, di quelli di collegamento con le isole, di cabotaggio marittimo, insomma. Su iniziativa del portavoce dell'opposizione Landi, la gara per l'affidamento c'è stata, risponde l'assessore, sono in corso le valutazioni. E poi, su iniziativa del consigliere Baldini e della consigliera Meini, si è affrontato il tema della sicurezza del trasporto merci su rotaia. A maggioranza sono stati approvati i bilanci dell'AMA e di Artea, mentre tutti hanno detto sì alla nuova legge sull'agricoltura sociale. Per la prima volta, dice la Presidente della Commissione, si disciplina in modo più dettagliato la parte delle fattorie didattiche e sociali, e dalle opposizioni si conferma che c'è stata piena condivisione per gli accordi e le collaborazioni e la platea a cui si rivolge. Il percorso verso la Toscana del futuro è cominciato da tempo. Qualche giorno fa a Firenze si è fatto il punto. L'iniziativa è stata del Consiglio regionale, con la spinta forte del suo presidente e di tutto l'ufficio di presidenza. Compito nostro è quello di continuare questo lavoro nei prossimi mesi, di farlo tutti insieme, con l'obiettivo di rendere a fine legislatura disponibile alle cittadine e ai cittadini della Toscana un indirizzo della strada da perseguire, perché la politica ha il compito sempre di anticipare il progresso. Ma come se la immagina il presidente Mazzeo la Toscana del 2050? Io me la immagino una terra sempre più accogliente, in grado di offrire a un bimbo che nasce nel territorio, nel paesino più piccolo della nostra regione, gli stessi diritti, le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Firenze, che nasce nei grandi centri urbani. Mi immagino una regione che abbia la capacità di saper anticipare quelle che sono le traiettorie che oggi stanno nascendo, e quindi spero e penso che nei prossimi anni anche da noi dovremo avere la capacità di collegare per esempio la costa con il centro della Toscana, con i treni super veloci, quelli che in meno di 10 minuti consentono questi collegamenti, piuttosto che ripensare il sistema degli ospedali, gli ospedali digitali, quelli per cui un cittadino può essere curato in ogni luogo avendo le stesse opportunità, e quindi anche una persona che vive in un territorio più periferico avere gli stessi diritti di chi vive in un territorio più centrale. Oppure penso al settore del cuoio, della pelle. Cambierà il sistema produttivo. Fino ad oggi venivano lavorate le pelli di animale, in realtà nel futuro le pelli potrebbero essere realizzate in un laboratorio. Oppure il sistema dell'acqua. Noi abbiamo la necessità, per avere un'agricoltura e quindi per sostenere il nostro settore vitivinicolo, per esempio, di costruire le condizioni perché ci sia più acqua, non meno acqua. Da noi parla naturalmente il vero Antonio Mazzeo, già, perché qui sul palco c'è anche il suo ologramma a testimoniare come forse potremmo essere nel 2050, tra 27 anni, la stessa distanza temporale, nota lui, che corre tra la musicassetta e il telefono a gettoni nel 1996 e i nostri tempi con quel che conosciamo. Anche l'immagine che simboleggia questo processo, una ramificazione di luoghi e funzioni, l'ha realizzata l'intelligenza artificiale. Erano tanti gli interlocutori presenti. Altri si sono collegati, come il ministro Urso, che in un video messaggio ha affrontato il tema dei progetti che possono scaturire dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Credo che sia importante questo think tank che voi avete messo in campo per elaborare le strategie che devono anticipare il futuro che è già in essere, sia per quanto riguarda la transizione ecologica e quella digitale. Peraltro sono i due binari dello sviluppo e del benessere su cui noi non possiamo assolutamente tardare. Per questo ci auguriamo che in un confronto che stiamo realizzando in sede europea sia possibile anche utilizzare meglio, su progetti davvero cantierabili e davvero utili al sistema sociale e produttivo, le risorse del PNRR e tanto più quelle del Repower EU e anche dei fondi strutturali, dei fondi di coesione, per concentrarli su sugli incentivi alle imprese e sulle opere pubbliche che davvero servono per sostenere
la duplice transizione digitale ed ecologica. Ascoltiamo alcune suggestioni emerse dal dibattito. La prima è di Paolo Dario, coordinatore scientifico del progetto, uno dei padri della robotica mondiale. A lui il compito di sottolineare alcune linee guida, alcune grandi tendenze. Il punto è di saper intuire quali sono i megatrend, e uno è quello del cambiamento climatico, ma c'è un altro importantissimo di cui ancora si parla troppo poco, che è quello del crollo demografico, che peraltro riguarda tutti i paesi, anche l'India oramai, quindi non è che... e quindi come gestire un mondo che non si sa nemmeno quanto sarà popolato. Sicuramente quella della sostenibilità dei cambiamenti climatici è una sfida epocale. Fra l'altro sapete, noi ci stiamo già lavorando, fra l'altro abbiamo creato un centro di competenza che si chiama proprio 5.0, è industria 5.0, che vuol dire un'industria che non è un'economia, se volete, che non è solo basata su rivoluzioni tecnologiche, ma sull'attenzione alla persona, cioè human center, il secondo planet center. Il punto è come riuscire a prevedere, o meglio, a saper gestire anche il futuro imprevedibile. La politica saprà ascoltarvi? Io sono fiducioso di sì, perché in fondo questa iniziativa nasce anche dalla struttura amministrativa, se vogliamo, della regione, quindi anche la politica. Devo dire, c'è consenso. Sono problemi urgenti, sono problemi che riguardano tutti. Io mi auguro fortemente che sì. Restano certo diverse criticità, sottolinea al nostro microfono l'altra coordinatrice scientifica, Antonella Mansi. Lei è un'imprenditrice ed ecco cosa sottolinea. Beh, sono le tante diversità, le tante fratture che noi cogliamo su un piano generazionale, su un piano di sviluppo, di connessione, su un piano di competitività. Quindi credo che l'impegno della comunità tutta, in tutti i suoi attori, debba essere proprio quello di colmare queste distanze e consentire a ognuno di noi di partire quantomeno dallo stesso punto di partenza. Anche su un piano territoriale sono troppe ancora le differenze? Beh, certamente, io vengo dalla provincia di Grosseto, sono una narrazione vivente di quelle che possono essere poi le distanze, che sono fatte di logistica, che sono fatte di digitale, che sono fatte anche di opportunità e che invece devono essere appannaggio di tutti. Sono tante le incognite, ma un dato certo, lo sentivamo, è quello della crisi demografica. Emerge con chiarezza nell'intervento di Stefano Casini Benvenuti, che ha guidato a lungo l'IRPET e che ora fa parte del Comitato Scientifico di Toscana 2050. Ecco cosa accadrà di positivo e di negativo tra pochi anni. L'età media delle persone si allungherà molto, avremo un'età media intorno ai 50-51 anni. Soprattutto la speranza di vita, che è una delle conquiste più importanti degli ultimi anni, degli ultimi decenni, direi. La speranza di vita arriva ormai, si avvicinerà ai 90 anni. Pensate che nel dopoguerra era 65 anni, nel 51 era 65 anni, arriverà a circa 90 anni. Quindi abbiamo guadagnato qualcosa come quasi 25 anni di vita, che sono 25 anni di vita migliore anche, perché si vive meglio, non è che si vive solo più a lungo, si vive anche molto meglio. Certo, questo ha due facce, no? La faccia positiva, quel dittore, insomma, si vive più a lungo e quindi è una conquista. La faccia negativa è che ci sono molti anziani rispetto ai giovani. Anche qui alcuni numeri sono indicativi. Nel 51, quindi dopo guerra, 10 giovani, 4-5 anziani. Un secolo dopo, 10 giovani e 31 anziani. Quindi capite come si è rovesciato completamente il quadro. Però insomma, c'è anche da dire che l'anziano del 51 è diverso dall'anziano del secolo dopo. Insomma, già oggi si dice che gli anziani a 75 anni, gli anziani hanno le capacità intellettive, cognitive, fisiche di un 55enne del 1980. Continueremo a cogliere alcuni aspetti di rilievo emersi durante il confronto tra una settimana, nella prossima puntata di Regionato, in onda da venerdì 28 aprile, la prima volta, come sempre, da 21 anni, dopo il nostro TG della Sera.